Beh, è la prima volta nella mia vita che ho uno studio, in realtà. Quindi è in qualche modo un corpo a corpo, non è la prima volta che ho a che fare con uno spazio che è mio e dedicato a più o meno dei lavori, no? Quindi è stato strano, non c'è nessun altro termine di paragone. Non pensavo che avrei avuto bisogno di uno studio e invece forse dopo questa esperienza mi mancherà un po' per uno studio, no? Io di solito faccio lavori poco materiali, in realtà faccio video, suoni o dei lavori su carta, per cui non ho bisogno di spazi. E qui è un po' strano perché siamo all'interno di un museo, questo è uno spazio espositivo, non è in realtà pensato come uno studio, quindi ad esempio non ci sono porte. È uno spazio molto grande, però c'è questo terrazzo qui molto bello in cui spesso ci troviamo. Io qui al Macro sto lavorando con una poetessa che si chiama Maria Luisa Spaziani, che è una poetessa molto importante e che sì, appunto, ha vissuto il Novecento in maniera molto piena. Io ho iniziato a incontrarla un anno fa e abbiamo iniziato ad avere le conversazioni, ho iniziato a registrare alcune cose, sia audio che video, e il lavoro che presenterò qui al Macro è su questo, un po' su delle cose che lei ha detto, delle immagini che abbiamo fatto insieme e su delle suggestioni che sono venute fuori, una sorta di ritratto. C'è una cosa che avevo fatto che era una cosa che avevo fatto con dei partigiani della zona dove sono cresciuto, quindi nella provincia di Macerata, e avevo chiesto a loro di leggere un testo di fantascienza di Asimov, una selezione di alcune citazioni da questo testo, che curiosamente era uscito in Italia nel 63 in traduzione, nel 62-63 più o meno, gli stessi anni in cui usciva un'ondata di romanzi di resistenza, di romanzi partigiani, e in cui è uscito quello che Calvino ha definito il romanzo della resistenza, che è una questione privata di Fanoglio. Quindi ero rimasto molto interessato da questa coabitazione nello stesso panorama letterario del romanzo di resistenza e del romanzo di fantascienza, due generi completamente diversi. Però in qualche modo c'erano delle risonanze fra le due cose. È da qui che poi è nato il progetto che ho realizzato con questi partigiani. Si chiama L'altra faccia della spirale ed è il titolo preso da uno di questi libri di Isaac Asimov. Ed è stato un video in cui queste persone leggono alcuni frammenti da questi testi di fantascienza e le loro immagini sono inframmezzate a dei paesaggi di quelle zone lì, che sono paesaggi di luoghi dove sono avvenuti degli episodi di resistenza, di lotta partigiana. Metà della storia della linguistica. A me interessa molto la lingua, il linguaggio, e è rimasto molto legato alla tesi che ho fatto per la mia laurea triennale, in cui ho fatto una tesi invece che di arte, di letteratura, su Italo Calvino e sul rapporto fra linguaggio e mondo, quindi su come noi vediamo il mondo sempre attraverso le categorie del linguaggio. Questo è qualcosa che mi aveva molto influenzato e che ancora un po' mi porto dentro questo interesse. Però mi interessa molto anche la storia, sì, è curioso che tu parli antropologia perché ho lavorato e sto lavorando da tempo con Andrea Morbio, che è un mio amico, un artista ma anche un antropologo, lui ha studiato antropologia a Parigi e abbiamo fatto un progetto, nel senso una serie di lavori, una serie di ricerche su Simone Pianetti, che è un assassino della Valle Brembana, quindi sopra Bergamo. Io dico un assassino, in realtà è un uomo che è conosciuto per aver ucciso 7 persone e poi essere scappato nel 1914, poi non l'hanno più trovato. Una storia che ci interessava molto e che con Andrea abbiamo studiato da molto tempo. A me interessano molto le persone, credo, soprattutto ultimamente. Non c'è niente che mi interessa come le persone, quindi credo che ultimamente quello che faccio rimane sempre più legato alle persone con cui lo faccio, no? Non so se io faccio troppa distinzione fra tradizione orale e figuratività, nel senso che per me è già la produzione di una serie di figure, che sia la tradizione orale, che sia la poesia, che sia la letteratura. Io non faccio molte distinzioni rispetto a queste cose, comunque sono la produzione di figure, quindi che non necessariamente di immagini, ma di costellazioni in cui diversi elementi si compongono, che sia nello spazio, che sia nel tempo, è un po' questo da cui parto, quindi per me non c'è troppa distinzione fra
oralità e produzione di figure. Quello che a me in particolare è interessato della tradizione è che la tradizione è una... Beh, la tradizione vuol dire una trasmissione, no? E qualunque forma di trasmissione o di narrazione rimane inestricabilmente legata ai mezzi, alle modalità con cui queste informazioni vengono trasmesse, no? Ed è una forma di presunzione di dire che io ho un'informazione che è completamente slegata dal suo supporto, sia dal punto di vista storico che dal punto di vista di analisi di relazioni umane, possiamo dire. Tutte le informazioni che ci arrivano sono, secondo me, imbevute del supporto attraverso cui sono state trasmesse. Tradite, no? Tradite. Già, è già un tradimento la trasmissione, secondo me. E nel progetto che abbiamo fatto su Simone Pianetti, su questa persona che ha ucciso sette persone nel 14, questa era particolarmente palese, nel senso che la sua storia è stata trasmessa soprattutto dai burattinai, non della storiografia ufficiale italiana, ma dai burattinai, quindi una forma culturale, una forma di trasmissione che in sé intrinsecamente ha la variazione, cioè ogni spettacolo già dal vivo cambia qualcosa rispetto allo spettacolo prima. In più immagina tutti i burattinai, che ne erano molti, che hanno fatto un adattamento di questa storia, ognuno l'adattava appunto, la trasmetteva secondo i suoi canoni, le sue modalità, e quindi allora non c'è una verità assoluta, una verità sterilizzata. E questa è una cosa che secondo me è sempre importante sottolineare, perché sennò si rischia di arrivare a una specie di condivisione di un'idea di verità che diventa anche un po' pericolosa, perché diventa un po' come autoritaria, no? Cioè diciamo condividiamo una verità perché quella è stata sterilizzata e certificata come la verità. A quel punto dipende allora chi certifica cosa e quando e per quali ragioni. Io ultimamente sono rimasto molto interessato nel mettere in dubbio l'idea di documento, no? Cioè un documento anche è qualcosa che qualcuno ha certificato come vero, come aderente ad una narrazione certificata appunto come reale, come realmente avvenuta. Io mi piace. Mi è interessato recentemente pensare a una definizione del documento come qualcosa di variazionale, c'è uno statuto, un possibile statuto variazionale del documento, quindi un documento che non è più uno, ma è costituito da una serie di variazioni in se stesso. C'è la forma musicale del tema con variazioni, no? E a volte i documenti si danno invece solo come variazioni senza nessun tema da cui partire. O un tema da cui partire che è rimasto indietro e a cui ci si approccia sempre attraverso un adattamento, un tradimento. A Maria Luisa Spaziani, oltre ad essere una persona molto interessante per tanti motivi e che ogni volta che la vedo, dopo un incontro con lei esco che sono in qualche modo diverso, molto toccato, molto rivoluzionato, no? Lei nel 90 ha scritto un libro, un poema, un lungo poema in endecasillabi che si chiama Giovanna d'Arco, su Giovanna d'Arco. E la cosa da cui sono rimasto affascinato è che in questo romanzo lei ha inventato una lingua, ha inventato proprio una lingua che non esisteva, che è la lingua dell'angelo che parla a Giovanna d'Arco, no? E questa lingua è un miscuglio fra italiano, provenzale, tedesco, latino, però è una lingua che non esiste. Parlando con lei, lei mi diceva che questa lingua è un po' la lingua dell'ispirazione. Ispirazione, lo sai, è una parola che è assolutamente bandita da qualunque linguaggio d'arte contemporanea, non si può mai parlare di ispirazione, no? Cioè, perlomeno gli artisti adesso dicono, ah, ispirazione, no, se ne fregano, ma questa è una cosa troppo... Veramente non sentite pochi artisti che usano questa parola. Perché ispirazione sembra una cosa un po' come che viene da qualcos'altro, una specie di alito divino, no? Che adesso non va... Cioè, non credete, non fa molto parte del linguaggio di artisti contemporanei essere però l'ispirazione. Non è che io voglio dire, bisognerebbe ricominciare a parlare di ispirazione e arte contemporanea. Io dico che Maria Luisa Spaziani, in questo libro, lei mi diceva, la lingua dell'angelo che parla a Giovanna d'Arco è in qualche modo la lingua di come la poesia mi si dona, dice lei. Cioè, da come la poesia arriva a me. Cioè, arriva sotto forma di un angelo,
che ogni mattina mi parla e mi detta alcune poesie. Quest'angelo però parla in una lingua che non è una vera lingua, è qualcosa che spinge dal di fuori del linguaggio, no? E per me questo è un modo molto efficace di sintetizzare l'arte, qualunque forma di arte, no? In qualche modo, che perlomeno l'arte che a me interessa è quella che arriva da aree del linguaggio non occupate, cioè dal di fuori dei territori conosciuti e mappati del linguaggio, di qualunque tipo di linguaggio. Per questo io sono molto affascinato da Maria Lucia Spaziani e da queste cose che lei ha detto. Maroni valla univallente spria, cresciò abbundanzia, crivellò carene, multa de Dio convene arcisa viota, marlinem velle adasto. L'un si toni, gronsi lampe sarrete ultravalente, micro lombard antares unisar fiota, crena lantoni crivellò carene, unisar fiota ter, unisar fiota. Io quello che dico è che non... Cioè, nel momento in cui c'è qualcuno che gli può interessare quello che io faccio, le storie che racconto, le immagini che propongo, i suoni che voglio condividere, nel momento in cui c'è qualcuno che gli possa interessare, questo è ovviamente un privilegio, una fortuna, una cosa importante. Che questo avvenga, cioè che queste cose che io faccio vengano condivise in un contesto di arte contemporanea, non è quella la cosa principale che mi interessa. Quindi definirsi artista in relazione ad un contesto non è la cosa principale che mi interessa. Però è vero che nel mondo dell'arte contemporanea, il mondo dell'arte contemporanea, le istituzioni, a volte, nei migliori dei casi, lasciano liberi degli spazi di esperienza, di fruizione, di produzione e dei tempi che in altri ambiti non è difficile trovare.